Il Natale si fa, ma non si dice. L'Università Europea di Fiesole ha deciso che occorre cambiare nome alla più attesa ricorrenza cristiana. Per ottemperare agli obblighi del piano per l'uguaglianza etnica e razziale del prestigioso istituto che forgia la classe dirigente diplomatica per Strasburgo e Bruxelles, la festa dovrà essere rinominata per eliminare proprio il riferimento cristiano. Insomma, se da un lato la ricorrenza religiosa resta in calendario, dall'altro il linguaggio con cui la si comunica dovrà essere inclusivo. Per questo l'istituto, presieduto da Renaud Deusset, sta valutando proposte su come rinominare il Natale. Una scelta contro cui si scaglia l'eurodeputata leghista Susanna Ceccardi. Cancellare il Santo Natale significa cancellare la nostra identità, dice, e non ci può essere rispetto per gli altri se non impariamo a rispettare innanzitutto noi stessi. Critiche dalle forze politiche di centrodestra arrivano anche dal territorio. Cioè, io mi associo e ringrazio la consigliera di Fiesole dei Fratelli d'Italia Alessandra Gallego, che ha scoperto un fatto increscioso. Cioè, non solo si leva i crocifissi dalle classi, ma si vuole cancellare il Natale, che è una festa di pace, di fratellanza fra i popoli. Cioè, mentre dalle altre parti del mondo anche le culture non cristiane la stanno adottando come festa, noi vogliamo cancellarla per non rischiare di fare del torto a qualcuno. Mi sembra completamente una follia, una deriva ideologica pericolosa. Per il momento non si conoscono le proposte arrivate per ribattezzare il Natale. Pare che una di queste sia un generico festa d'inverno.